Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura i vaccini, è arrivato l'atteso sblocco delle vaccinazioni per quanto riguarda il siero di AstraZeneca. Nelle prossime ore continuerà l'inoculazione di questo vaccino anche chiaramente nella nostra regione che però si aspetta un numero più elevato di dosi nelle prossime settimane per poter aumentare il numero di vaccinazioni effettuate ogni giorno. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Dalle prossime ore si potrà tornare a vaccinare con AstraZeneca. Assessore, per la nostra regione questa è comunque una bella notizia perché è un vaccino che viene utilizzato anche in Abruzzo per alcune categorie. Sì, diciamo dopo aver appreso tutto ciò che è stato definito sia a livello europeo ma anche a livello nazionale sulla validità di questo vaccino, subito dopo noi attiveremo di nuovo la vaccinazione sul nostro territorio regionale. Cominceremo da tutti gli addetti alla protezione civile che hanno espresso il loro desiderio di vaccinarsi subito, anche come esempio importante e fondamentale. Come regione vi aspettate comunque l'arrivo di un maggior numero di dosi già dai prossimi giorni, dalle prossime settimane? Noi cercheremo in questi giorni di recuperare le dosi che non sono state somministrate nei giorni precedenti quando sono stati ritirati i vaccini, ma soprattutto siamo in attesa anche dal mese di aprile, così come è stato sottolineato dal Ministero, di ulteriori dosi importanti di altri vaccini tipo Pfizer e Moderna che serviranno soprattutto per gli ultra ottantenni. Stiamo chiudendo questa fase di vaccinazione per partire alla seconda fase e quindi già dalla prossima settimana poter vaccinare gli fragili e soprattutto i disabili che hanno una grande gravità ma soprattutto hanno la legge 104. Contemporaneamente al CTS nazionale si riunisce l'unità di crisi come ogni venerdì nella nostra regione dove analizzeremo i dati delle varie ALS, i dati che i dipartimenti delle ALS ci presentano e continueremo con una modalità importante che è quella di portare avanti misure restrittive nei comuni, analizzare perché questa forma è stata una forma vincente, quindi non andiamo a chiudere la nostra regione sarà una regione che potrà andare sempre in una parte diciamo a decolorarsi, diciamo, ce lo auguriamo. Con questa modalità senz'altro i numeri, come voi sapete, stanno scendendo e quindi ci auguriamo di portare delle misure aperte adesso e quindi dare le possibilità di ridurre in alcuni centri della nostra regione quelle misure che erano in atto. Adesso una notizia che riguarda il lavoro. C'è stato un incontro convocato dal Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e dall'Assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale per la vertenza Selta, incontro con una società che ha manifestato l'interesse a rilevare il gruppo che comprende anche lo stabilimento di Tortoreto e dunque si aprono nuove opportunità di ripresa delle attività per la fabbrica che al momento occupa circa 70 lavoratori, tutti con alta specializzazione nel settore della cyber security e dell'automazione delle reti in ambito di energia e trasporti. La Regione auspica in tempi brevi la chiusura della procedura di gara indetta dai commissari che possa dunque consentire la ripresa delle attività. Alla riunione erano presenti anche i rappresentanti della FIOM e della CISL, una rappresentanza della RSU che ha apprezzato l'impegno della Regione verso la vertenza, auspicando una rapida e positiva soluzione della stessa. L'assessore Quaresimale ha poi puntualizzato quanto sia importante lo stabilimento di Tortoreto e soprattutto l'evitare la perdita di molti posti di lavoro in una provincia, quella di Teramo, già segnata da diverse vertenze. Proseguiamo con il trasporto pubblico, 12 nuovi bus ecologici acquistati dalla TUA sono stati immessi nel circuito del TPL regionale dalla società che intende così proseguire nell'ammodernamento
della flotta. Sentiamo il servizio. Prosegue l'operazione di ammodernamento del parco mezzi della TUA in un'ottica verde. L'azienda di trasporto regionale ha infatti annunciato di aver immesso nel circuito del trasporto pubblico locale 12 nuovi mezzi. Nello specifico si tratta di 3 autobus modello Evidis destinati alla linea commerciale L'Aquila-Roma, mentre nel settore del trasporto pubblico locale ci saranno 6 bus Iveco Crossway Low Entry alimentati a gasolio, oltre ad un autobus Sidecar Italia modello Roma e 2 autobus oggetto di trasformazione dual fuel, gasolio metano, che proprio grazie a questa tecnologia omologata comporta una significativa riduzione delle emissioni in atmosfera fino a meno 80% di polveri sottili. Dopo 104 autobus che nel 2020 hanno rinnovato la flotta di TUA, ha dichiarato il presidente della società Gianfranco Giuliante, continua l'azione di rinverdimento del parco mezzi e si intensifica la svolta verde con un progetto, prosegue Giuliante, che prevede la stipula di un'apposita convenzione tra TUA, Università dell'Aquila e CNR di Napoli sullo studio e l'impiego della miscela di carburante idrometano sperimentato su motore. Questi mutamenti si inquadrano nel contesto di una svolta nella direzione di uno sviluppo sostenibile finalizzato, concluso Giuliante, alla transizione ecologica. TUA ha anche aderito al progetto comunitario Life 3H, che prevede fondi per l'acquisto di un autobus ad idrogeno che verrà impiegato nell'area montana dell'altipiano delle Rocche. Adesso andiamo a Teramo, dove il comune progetta di riqualificare il vecchio quartiere popolare di Via Longo. Delle 6 palazzine attuali ne saranno abbattute 4 per ricostruire 2 grandi edifici green. Il costo del progetto stimato è di 17 milioni di euro che l'amministrazione spera di intercettare attraverso un bando nazionale per la rigenerazione urbana delle periferie. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. La riqualificazione urbana delle palazzine popolari di Via Longo a Teramo è un progetto da 17 milioni di euro, fondi che il Comune potrebbe intercettare dal bando di rigenerazione urbana pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'intervento sulle 96 unità abitative è stato elaborato dall'architetto Paolo Desideri e mira a collegare questo quartiere con il centro storico, con il polo scolastico di Via Po, con Piazzale San Francesco e con il parco fluviale. Si prevedono nuovi spazi verdi di aggregazione e percorsi ciclopedonali. Un progetto importante che ci consente di arrivare alla idea di riqualificazione di un'area particolarmente sensibile della nostra città, una delle più significative sia sotto l'aspetto urbanistico che sociale. Dopo il fallimento del progetto della precedente amministrazione del 2012, progetto che, come abbiamo sempre denunciato anche in Consiglio Comunale, non aveva le gambe per camminare, non aveva nulla di sociale né di riqualificazione complessiva per quell'area nel rapporto con la nostra città, finalmente arriviamo ad una proposta progettuale che ci consentirà di partecipare al bando per la rigenerazione urbana, un intervento importante di circa 17 milioni di euro che conserva in modo forte e significativo il carattere sociale dell'area. Dai 96 appartamenti arriveremo addirittura a 98, ricordiamo che il precedente progetto prevedeva solo 16 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, di case cosiddette popolari, consente una riconnessione con il parco fluviale, una riconnessione anche fisica, oltre che urbanistica, con il resto della città. Il quartiere popolare di Via Longo è sorto a Teramo negli anni 60 e attualmente è composto da 6 vecchie palazzine. La maggior parte di esse sono disabitate già da tempo. Nel progetto di riqualificazione previsto dal Comune, delle 6 palazzine ne resteranno solo 2, mentre al posto delle 4 abbattute sorgeranno 2 grandi edifici green. La loro destinazione resterà comunque edilizia popolare. Progetto partecipato che risponde ad un'esigenza alta, significativa, importante della nostra città e soprattutto è un progetto che è il nostro progetto con il quale parteciperemo a tutti i canali di finanziamento che in questo momento sono in campo, quindi oltre che il bando per la rigenerazione urbana anche ad esempio il recovery fund. Siamo pronti con un'idea appunto che risponde assolutamente alle esigenze non solo dell'amministrazione, al nostro indirizzo politico, ma soprattutto della nostra città.
Da Pescara a Roma per festeggiare il compleanno di uno di loro. Questo è accaduto a quattro ragazzi che sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato del primo distretto della Polizia Trevi Campo Marzio di Roma dopo la segnalazione di alcuni condomini della palazzina nella quale avevano affittato un appartamento, denuncia arrivata alla polizia per forti schiamazzi e musica ad alto volume. Gli agenti così hanno appurato che i quattro che hanno anche cercato di scappare erano arrivati appunto da Pescara per festeggiare il compleanno di uno di loro. Nell'appartamento gli agenti hanno anche trovato, oltre alle bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e hanno identificato altri due giovani. Per tutti è scattata la denuncia in stato di libertà e la sanzione amministrativa relativa alla violazione delle norme di contenimento della pandemia Covid-19. Adesso andiamo a Pescara, manifestazione questa mattina davanti al carcere di San Donato del sindacato della Polizia Penitenziaria Sinappe, che intende accendere i riflettori sui casi Covid all'interno della casa circondariale alle prese, come ormai da tempo accade, con carenze di personale e sovraffollamento. Siamo con Alessandro Luciani, vice segretario regionale del Sinappe. Questa mattina c'è questo sit-in nei pressi della casa circondariale San Donato di Pescara. Quali sono i motivi di questa manifestazione? Innanzitutto perché nei giorni scorsi la casa circondariale è stata investita da un'emergenza Covid. Attualmente c'è un focolaio all'interno dell'istituto con 15 detenuti e inizialmente non avevamo tutti i dispositivi di protezione individuale ed eravamo preoccupati per la salute del personale. Adesso la direzione ha ottemperato alle nostre richieste e quindi ad oggi ci sono i dispositivi, hanno acquistato un termoscanner e la situazione, diciamo, che si è stabilizzata, però questo di giorno in giorno poi viene valutata in base ai tamponi che vengono effettuati. L'ASL si è prodigata facendo i vaccini a tutto il personale ed anche ai detenuti. La criticità che resta qui a Pescara, e quindi siamo partiti con questo sit-in da Pescara per poi proseguire anche negli altri istituti, è la grandissima carenza di personale. Il personale qui è stressato, non ce la fa più. Dalle aggressioni, abbiamo anche un reparto psichiatrico, abbiamo decine di detenuti psichiatrici assegnati a questa casa circondariale che sono dislocati in tutte le sezioni. Il personale non ce la fa più, deve dire basta. I diritti al personale vengono negati proprio per la carenza di personale, proprio perché il personale non può godere le ferie, non può godere di quei diritti sanciti dalle circolari, dalle leggi, dagli accordi fatti. Quindi diciamo basta e chiediamo agli organi competenti tutti di provvedere a questa grave mancanza. Ma questa della carenza di personale è una problematica che riguarda anche le altre case circondariali? Sì, sì, riguarda anche le case circondariali di Teramo, di Vasto, di Sulmona, di tutto l'Abruzzo. Infatti noi questo sit-in lo continueremo dinanzi a tutte le case circondariali fin quando tutte le amministrazioni non ci ascolteranno, noi non ci fermeremo. Restiamo a Pescara perché domani alle ore 10 andrà in scena una protesta singolare che vuole essere l'ennesimo grido di dolore da parte degli esercenti, dei commercianti che suoneranno in contemporanea gli allarmi dei propri negozi per appunto manifestare il loro dissenso rispetto alle chiusure imposte per contenere la pandemia. Vediamo il servizio. Protesta dei negozianti a Pescara con il suono degli antifurti, degli allarmi, un grido di allarme
perché si continua a non lavorare, siamo in piena pandemia, ma a questo punto davvero voi vi aspettate qualcosa dal governo, perché andare avanti così è davvero difficile e complicato? Guarda, questa protesta, diciamo, una protesta è l'accendere l'allarme alle 10 di mattina, diciamo, tutti i negozianti, chi vuole partecipare naturalmente, e per farci sentire, per far capire che ci siamo, perché visto che manifestare in piazza è diventato problematico, ma sinceramente non me la sentivo neanche di mettermi davanti per questa situazione. Ho detto: suoniamo l'allarme tutti quanti e qualcuno ci sentirà. E, diciamo, una protesta singolare non fa male a nessuno, nel senso, sono 3 minuti di allarme accesi in tutta Pescara. Naturalmente chiedo a chi aderisce a questa manifestazione di avvisare sia le vigilantes che la questura se hanno collegato l'allarme diciamo da loro, perché sennò non è gestibile la cosa anche da parte della questura. Mi hanno chiamato, mi hanno detto: Andrea, mi raccomando, faccia avvisare prima, avvisassero tutti quanti sia vigilantes che la questura. Sono quasi 13 mesi che siamo in piena pandemia, alcuni esercizi commerciali, abbigliamento, calzature, gioiellerie in particolare, ma anche la ristorazione stanno soffrendo in maniera particolare per queste chiusure. Aggiungerei anche le sale scommesse, ce ne sono tante di categorie, purtroppo siamo chiusi e non sappiamo neanche noi perché. E c'è stata un'ordinanza della regione la quale ha fatto riaprire gli estetisti e parrucchieri. Noi come negozio di abbigliamento, parlo a nome di tutti quanti, se apriamo per una persona, dateci delle regole, nel senso, possiamo far entrare 2 persone per 50 metri quadri, ne facciamo entrare 2, se entra la terza ci chiudete per un mese, ma almeno dateci la possibilità di riaprire, anche perché siamo stati chiusi il 19 dicembre, siamo stati chiusi il 24 dicembre, siamo stati chiusi prima della Befana, il giorno prima dei saldi, cioè siamo stati troppo tempo chiusi. Noi siamo Pescara, diciamo, Pescara e Chieti siamo le città che sono state più chiuse in tutta Italia, abbiamo lavorato su 12 mesi, 7 mesi, sono 5 mesi di perdita. Noi chiediamo solamente di poter lavorare, perché le risorse economiche stanno finendo per tutti. Presso le biblioteche regionali di Teramo e L'Aquila sarà possibile restituire libri e DVD presi a prestito in tutte le ore della giornata. Il servizio approntato dai due enti per conciliare al meglio le esigenze dell'utenza con le prescrizioni a cui le strutture pubbliche devono attenersi a causa dell'emergenza sanitaria. In sostanza, all'esterno delle due biblioteche, la Delfico a Teramo e la Tommasi a L'Aquila, è stato predisposto un box automatizzato in grado di ritirare 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana libri e documenti presi in prestito dalla biblioteca. Successivamente alla riconsegna gli stessi vengono posti in quarantena prima di essere nuovamente prestati. Il sistema delle biblioteche regionali continua comunque a garantire il servizio di prestito attraverso la prenotazione via email del libro o del documento. Biblioteche provinciali sono passate sotto la competenza della regione, che ha costituito il polo di servizio biblioteche nazionali, cioè che fa parte del polo del servizio biblioteche nazionali, che raggruppa 37 strutture culturali di diversa provenienza amministrativa. Ed ora siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di B. Domani a Vicenza il Pescara torna al 3-5-2 con il rientro di Drudi, anche se mancheranno Bocchetti e Scognamiglio. In una gara difficile contro una squadra in salute, il Delfino è chiamato a dimostrare che crede ancora nel miracolo salvezza. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. La sconfitta con l'Ascoli è stata una mazzata, non bastasse il risultato in sé per sé, anche la modalità crudele, col gol di Baic arrivato in pieno recupero e quando almeno il pareggio sembrava in cassaforte. La partita di domani al Menti contro il Vicenza dovrà dire se la squadra ha in qualche modo assorbito la botta o no. L'aritmetica tiene ancora in piedi le speranze del Delfino. Gli aspetti positivi: ci sono ancora 9 partite e 27 punti a disposizione contro i 5 che vanno recuperati da quart'ultimo e quint'ultimo posto. Ci sono
scontri diretti contro Cosenza e Reggiana che occupano quelle posizioni, e con l'Ascoli c'è lo scontro diretto a favore per differenza reti. Di contro però il Pescara deve mettersi alle spalle almeno altre due squadre e soprattutto si può credere che una squadra penultima in classifica abbia la forza di vincere 5-6 partite sulle 9 restanti, quando finora ne ha vinte appena 5 su 29. I numeri sono impietosi e fotografano una situazione per cui è necessario accostare la parola miracolo a quella di salvezza. Continuare a lottare e provarci è il messaggio che società e allenatore hanno comunque lanciato dopo il tonfo con l'Ascoli. Domani però il Delfino se la vede con un Vicenza in salute che ha strappato un prezioso pari in 10 a Cosenza, ha conquistato 14 punti nel girone di ritorno, 7 nelle ultime 4 gare, e che sempre nel ritorno ha perso 2 partite con le prime due della classe, Monza ed Empoli. Ora i biancorossi di Mimmo Di Carlo hanno un cospicuo più 7 proprio su quella zona play-out. Come all'andata si rinnoverà senza pubblico l'ultra quarantennale gemellaggio, anche se con stati d'animo differenti. Altra curiosità sarà la possibile sfida nella sfida tra i fratelli Rigoni, il 36enne Luca del Vicenza e il 30enne Nicola del Pescara, originari della provincia vicentina, cresciuti nelle giovanili e nella prima squadra del Lanerossi, dove hanno giocato insieme prima che le strade si separassero. Tra il 2015 e il 2019 ci sono stati tanti potenziali scontri diretti, ma una sola volta sono scesi in campo dal primo minuto, nel febbraio 2016, Chievo-Genoa 1-0 e sorriso per Nicola. In una seconda circostanza, nell'aprile 2019, in Chievo-Parma 1-1, Nicola fu titolare, Luca entrò al 79esimo. Per questo Vicenza-Pescara è in forte dubbio la presenza dal primo minuto del Rigoni biancazzurro. Grassadogna sarà privo ancora di Bocchetti e Tabanelli, oltre che dello squalificato Scognamiglio. Il recupero di Drudi però consente al tecnico salernitano di riproporre il 3-5-2 provato in questi due giorni. Davanti a Fiorillo, Sorensen a destra e Gut a sinistra giocheranno ai fianchi di Drudi, Bellanova e Masciangelo i quinti. In mezzo Dessena e Busellato, con uno tra Macin, Favorito e Maestro. In avanti ballottaggio Setter-Giannetti per affiancare Odgaard, col colombiano che ha qualche chance in più, anche se le sue condizioni sono tutt'altro che ottimali. Sul fronte Vicenza sono squalificati Cappelletti e Cinelli, mancheranno anche gli infortunati da Riva e dal Monte. Davanti al portiere Grandi agiranno Bruscagin, Padella, Valentini in gol a Cosenza e Berruatto. Luca Rigoni in regia sostituirà Cinelli e avrà ai suoi fianchi Agazzi e Pontisso. In avanti potrebbero rientrare Meggiorini e Yalov, entrambi in gol nella vittoria 2-3 dell'andata, con Van de Putte a completare il tridente. Il Pescara non vince a Vicenza dal gennaio 2006, quando la squadra di Sarri si impose 0-1 con gol vittoria di Speranza. Da allora due sconfitte, l'ultima fu un 2-1 nel 2014 e 4 pareggi, dolce quello del giugno 2015, un 2-2 che fu il pass per la finale playoff col Bologna, amaro quello del settembre dello stesso anno, sempre un 2-2 agguantato sul rigore dai padroni di casa al 95esimo. Adesso la C, anche nel match con la Ternana Simone Santoro ha dimostrato di essere un giocatore in grande ascesa nel Teramo, oltre che autore di un grande gol, quello del momentaneo 1-1. Santoro ha commentato la prova personale e quella della squadra, ma volge già lo sguardo al match di dopodomani contro la Virtus Francavilla, che ha un nuovo allenatore, Alberto Colombo. Ascoltiamo il giovane centrocampista biancorosso. Ma sicuramente è un gol che fa piacere, però la cosa importante per noi era fare un buon risultato oggi e purtroppo non è bastato, quindi diciamo sì, sono contento per il gol, ma per il risultato no, anche perché comunque penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra di un'altra categoria. Ma sicuramente dobbiamo andare avanti su questa strada, perché comunque penso che oggi ci sia stato un atteggiamento fantastico da parte di tutti, e comunque abbiamo giocato anche un buon calcio e comunque la prestazione c'è stata, e il fatto che avevamo di fronte una squadra come la Ternana e magari su degli episodi hanno talmente tanta tecnica che li paghi. Però sicuramente noi dobbiamo portare tante cose positive che secondo me oggi ci sono state per il finale del campionato e non mollare niente, perché comunque sappiamo l'importanza di raggiungere i playoff e fino alla fine ci proveremo con tutte le nostre forze. Sicuramente non siamo stati anche fortunati, perché comunque secondo me se passavano magari anche 10-15 minuti la partita si metteva in un modo diverso. Abbiamo preso il gol del 2-2 subito dopo per un episodio sfortunato sul rimpallo,
Quindi sì, col senno di poi sicuramente, se magari tenevamo quei 10-15 minuti, poi la partita si metteva in maniera diversa, perché comunque loro si iniziavano magari a nervosire un po' perché avevano voglia di fare risultato, e quindi sì, l'unico rammarico è questo. Simone, rigiocare subito dopo 3 giorni, dopo questa sconfitta, secondo te insomma può essere positivo anche per farvi reagire subito? Sì, sicuramente per noi è importante, abbiamo un'altra partita in casa che comunque sappiamo l'importanza di questa partita, e sì, per noi cambia poco perché comunque abbiamo in testa l'obiettivo e lo vogliamo raggiungere con tutte le nostre forze. Adesso andiamo a vedere il quadro delle gare nel fine settimana per quanto riguarda il calcio a 5 e la pallavolo. Partiamo proprio dal futsal, che vivrà un sabato emozionante pieno di insidie con l'Acque Sapone Unigros, che rischia a Padova alle ore 19, ma pur senza Luca Ian cercherà di vendicare tra virgolette il KO dell'andata. Dovrà tentare assolutamente il colpaccio, una disperata Color Max Pescara contro il forte Dosson, a caccia di punti della speranza al Palarigo Piano alle ore 18. In A2 la Tombesi Ortona ospiterà domani il Pistoia per rafforzare la sua posizione nei playoff. In B la Dem se la vedrà col Mirto. In A femminile domani il Montesilvano avrà una trasferta insidiosa sul campo dello Statte, con l'obiettivo di preservare la seconda piazza. In A2 la capolista Francavilla riceverà il Chiaravalle, puntando all'11° risultato utile consecutivo nelle ultime 10 gare, ben 9 vittorie e un pari. Derby infine tra Orione Avezzano e Florida Pescara. Per quanto invece riguarda il quadro delle partite di pallavolo, la Sieco Ortona chiude la prima fase ospitando domenica il Castellana Grotte, con la speranza di un piazzamento da podio nella griglia playoff. In A3 senza problemi l'anticipo dell'Abba Pineto ad Aci Castello. In B l'Alba impegnata a Macerata e il Paglieta ad Andria. In B1 femminile gran derby domenica fra Altino e Chieti, derby anche in B2 a Pescara tra il Gada e il Teramo, mentre la vice capolista Rabona sarà di scena a Fermo. E chiudiamo con una notizia che riguarda il ciclismo paralimpico. Si terrà a Francavilla al Mare il ritiro della nazionale italiana in vista delle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Dalla prossima settimana si ripropone infatti il connubio fra la città riverasca e la nazionale italiana, pronta a fare ritorno sulla costa abruzzese dal 22 al 27 marzo con l'organizzazione tecnica a cura della Daisy Cycling, con tutte le dovute cautele chiaramente per contrastare il contagio Covid-19, il ritiro azzurro vuole essere un'occasione di ripresa e di slancio dello sport paralimpico in proiezione delle Paralimpiadi di Tokyo, che si dovrebbero svolgere tra il 24 di agosto e il 5 settembre, in cui la nazionale del commissario tecnico Mario Valentini, che vedete nelle immagini, vuole tornare a fare la voce grossa con i propri atleti sia nelle gare su strada che in quelle a cronometro. Termina qui questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito anche questo pomeriggio. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.